Allora, abbiamo ospite in camera, quindi niente webcam. Allora, dico la verità, ho giocato un pochettino. Ho spento YouTube, sì. Ho giocato un pochettino sul computer. E niente. Sono arrivato qua, ho visto che ci sono di nuovo le perle. Quindi sono un po' confuso sul fatto di cosa fare, ma vediamo, facciamo il nostro solito ride, chiamiamolo, con le perle, e poi vediamo se ne abbiamo abbastanza, possiamo già cominciare forse. Ah, ci sono i cosi lì davanti. Mi incide. E niente, mi metto solo un po' il microfono a posto. Ho 100 e passa resina, e però vabbè, ovviamente non ne ho al massimo. Oggi non ho giocato perché sono andato a fare commissioni e forse domani anche devo andarmi a fare delle commissioni, non so. Tutto qua. Voi lo sapete, al mattino lo dedico sempre a fare commissione. E poi il pomeriggio, per quanto mi rimane di tempo, gioco e poi me ne vado a lavorare. Non mi hanno ancora chiamato, ma penso che oggi partiremo presto. Perché partirò presto a lavorare perché meno. Non entro nei dettagli, ma ci sarà un po' di roba da fare. Tutto qua. Quindi niente. La base è quella lì. Un po' di roba da fare, tutto qua. Come sempre, se sentite un mega rumorazzo nel mio telefono con le notifiche che arrivano e vediamo. Vabbè, oggi voglio mettermi io a raccogliere ben bene tutte quelle che posso e vediamo se riusciamo a farne 140. Secondo me basta, 140 dovrebbero bastare. Non so, non sono sicuro. Perché Kirara sembrava che ce ne voleva molto di meno di collezionabili, invece da Kokomi mi sembra che ce ne vogliono una marea. Però vabbè. Non so. Vediamo alla fine di tutto questo. Come la storia di Maria Vittoria. Non c'è più la mappa con dove esattamente sono, ma più o meno mi sono messo le iconcine e vedremo com'è, non è. Però stavolta voglio andare anche in altri posti dove la mappa non ti dice di andare, tipo qua, perché quelli lì dicono c'hanno la farming route per far primo, però onestamente riusciamo a raccoglierli tutti. E può darsi che parto anche da boh, vediamo. È sempre un mistero. E niente, poi l'ho raccolto. Yes, si l'ho raccolto un secondo fa. Ci speravo lo stesso. Qua si va in canomia, o in canomia, vabbè. E boh. No. Poi Kokomi penso che la porto a livello 90, adesso vediamo. E
Mi piacerebbe aspettare ancora un po' per portare tutti i personaggi a livello 90, ma diciamo che sarebbe ora, già ora. Vediamo. Io ero prima, allora mi sa che siamo a posto, diciamo qua. Non c'ero prima. Sto facendo praticamente il giro al contrario, a base qua. Vabbè. Andiamo qua, giusto? Non mi ricordo mai se sì, andiamo qua. Poi non so, altri piani, il primo gemme ce le teniamo. Voglio, adesso la curiosità è, voglio vedere il prossimo banner, chi c'è. Il prossimo aggiornamento, perché è 3.9 il prossimo aggiornamento. No? E, voglio vedere cosa, chi metto. Mettono tipo giunglie, eccetera, no? Non sono molto felice. Ma nel senso che giungli overpower diventa anche un healer quando te lo fai ci break. Però io personaggi tipo giungli non. L'ultimo che ho usato che era tra virgolette giungli era Jungin, l'ho lasciato per. Non sono brutti i personaggi. Uffa, non mi ricordo il tipo, vabbè. Talmente Geo, però non. Tipo Geo, però non. Non so, non riesco a. Preferisco fare combo tipo vaporizzazione o congelamento più che avere uno scudo. Poi vabbè, c'è già Kira che fa uno scudo. Eccetera, eccetera. Però non mi. Non, come si dice? Non mi. Non so, non mi piacciono semplicemente quei personaggi lì. Non è che non mi piacciono, forse li ho usati talmente poco che non so assolutamente. Cioè, sono utili per alcuni motivi, tipo spaccare le rocce. Ci sono i personaggi con lo scudo. I personaggi con lo scudo è un piacere usare. Usa contro i personaggi Geo perché te li ammazzano in benché non si dica, invece con le combo che faccio io di solito è un po' un problema. Ma alla fin fine nel senso che lo faccio lo stesso, in base a quello. Non so. Jungin non è male, diciamo, come personaggio. Anche Niguan non è male, ma saprei dirvi, ragazzi. Onestamente preferisco fare più danni che coprirmi con lo scudo. Anche perché fosse un gioco, non so, che a un certo punto arriva un tot di livello che appunto puoi fare quanti danni vuoi, ma i nemici ti one shotano. Sì, magari quando arriverà a livello mondo 8 sarà così, che avrò bisogno di un personaggio Geo. Però per adesso abbiamo personaggi che ti curano, non sembra che sia necessario un personaggio Geo. Ovviamente ho giocato dei giochi tipo Borderlands che. Borderlands è quando arrivi a livello mondo che sono tutti pompati, eccetera. Livello mondo più 8, quindi loro hanno 8 livelli in più di teoricamente qualcuno ne ha. I boss ne hanno un po' di più di 8 livelli, mi sembra. Tida, abbiamo fatto di oggi. C'è tipo, che ne so,
La sirena, se mi ricordo bene che si chiama così, la sirena che ti cura. All'inizio del gioco ci sta. Però quando arriva quel momento lì, più che accettare le cure, devi accettarti il danno e non so, io non ho mai giocato la sirena, ma ho sentito che è molto forte ai livelli mondo più 8. Però il problema è che Li Ling non serve più un cacchio, allora devi praticamente fartela, che va bene, però non serve a niente. E forse anche così in sto gioco, anche Salvador. Io avevo Salvador su Borderlands 2 e tutti dicevano che quando arrivi a livello mondo più 8 con Salvador devi togliere qualche perk. Che sì, sacrifici, ti fai fuori anche un po' di perk che sono overpower, però talmente i nemici sono tosti che tu sei obbligato a togliere qualche perk e metterlo in survival ability, survival ability, come la chiamavano. Sei, poi vedevi mega YouTuber che lo facevano con tutti i perk normali, però tutti dicevano che onestamente si può anche fare, ma quelli lì stanno giorno e notte a farsi le mod perfette. Si chiamano mod classe, non è una mod, è proprio una cosa che si chiama mod classic, che aumenta i perk o cose del genere. E sì, questi qua praticamente stanno, ovviamente lo dicevano anche loro senza peli sulla lingua, che stavano lì a farmarli per un bel po' di ore al giorno. Cavolo, ho sbagliato. E quando è così, i perk te li puoi tenere, perché tanto c'è l'arma che fa milioni e milioni, nel tempo che quello che il boss reagisca, hai, come dire, è già morto. Però la base, che onestamente per una persona normale che ha sì tutte le armi leggendarie, però non c'ha le mod perfette, eccetera, vedevi le persone normali che sacrificavano qualche perk per sopravvivere. Vabbè, non so, onestamente non so, io ero arrivato a livello mondo più 3, tipo più 2, ho lasciato perdere, non ho più giocato Borderlands, ho lasciato stare, anche perché alla fin fine le ore che l'ho messo, non c'avevo più voglia di andarmene via a giocare. Non lo so. Sentivo che ormai in Borderlands per me era un bye bye. Mettiamo la webcam, tanto gli ospiti sono andati via. Boh. Ma onestamente non faceva né caldo né freddo arrivare a livello mondo più 8. Tanto il gioco, l'avventura l'avevo completata 3000 volte, compreso con dei miei amici diverse volte. E niente. Era bello perché potevi giocare anche in split screen, allora con i miei amici giocavamo in split screen, ma anche multigiocatore. Alla fine l'avevo finito tantissime volte Borderlands in multigiocatore, e compreso in single player, ma boh, alla fine ho lasciato perdere. Ai 146 dovrebbero bastare, qui addirittura ne abbiamo 3,19, quindi
38 di questi dovremmo essere. Non so, soltanto a voi, però di farmi boss. La cosa che possiamo fare adesso, o ce lo facciamo domani o aspettiamo stasera questa cosa qua. Sarebbe bello avere un avviso o queste cose. Possiamo fare questo. La sfida. E niente. Nel senso che concludendo il discorso, se avremo poi bisogno di G a livello mondo 8, faremo così. Altrimenti niente. Almeno da quanto vedo gli altri che giocano, il minimo che vedo è hanno Bennett. Oh, vabbè. Non tutti ce l'hanno. Non sembra un mega gioco da. Non sembra che ne so, tipo. Altri giochi che ho giocato che arriva a un certo punto che è la tua fine. Non puoi farci molto. Cioè, arriva un momento che il gioco diventa molto difficile. La webcam si vede bene o se è uno schifo? Spero abbastanza bene. Praticamente in questo. Everybody's dead. Questa bomba è veramente spaziale. Ah, beh. Sempre di fuoco, eh? Mi ha fatto apposta. Video completato. Eh sì, qua ci vogliono 3.000 personaggi, ma io sinceramente me lo faccio così la fa. Infatti che sono a livello 70, quindi abbastanza faccio. Uffa, sono finito nella saliva di quello. No, non lo so. Userà dopo le ultime di tirare. La usiamo adesso. And you're dead. Luckily. Oh, yeah. I don't know if I scout anymore. Manco round, I guess. Protect us. Oops. Vabbè, tanto fatto bene. 1, 2, 3, 4. Tanto fatto bene perché la ultima si fa 70. Non ci ho pensato le altre volte. Dove va quello? Where are you going, dude? Oh no. Ho piscato. Morirà per la parte. Il problema di Kirara è quello, non puoi mirare dove è lui anche se lo vedi. Perché Kirara non lo vede. You're dead. Beh, potrei usare. Io e mia, scusa. Potrei usare Kirara, non ci ho pensato. Boh.
And he's dead. Challenge complete. Wait. Challenge complete. Completed. Anyway. Just a thought. Bisogna andare qua. Bisogna andare qua. There's a gift. Are you thank you? Non mi sport. Dai che arriviamo a 43. Yes. Ah già che oggi siamo lunedì. Tecnicamente c'è un po' di ferie. Completa 15 sfide da Tommy. Ah, vengono contate queste. Ah, non ho fatto dominio. Cosa ho fatto? Ieri a mezza, no, non ho fatto niente. Allora abbiamo due cose. Oh, guardare quanto ci abbiamo qua per livello. Devo prendere lui per 1036. Oh, facciamo diventare quel numero 1100. Siamo tutti felici. Oppure, anche perché non sarebbe male così livelliamo un po' nel coso, oppure ci facciamo Kokomi a partire da adesso. E io onestamente non c'ho ancora voglia di fare Kokomi, forse è quello, nel senso che non c'ho voglia di fare il boss. Una rottura di scatole, boh. Collezionabile che mi triggerando. Di buttati giù. La gente tipo qua. Qua qua. No. L'è lì per un altro. Ah, qua c'è. Dov'è il. Non penso che basta. Non so. No, ok, basta. E. Quella si gode il panorama, quello presumo. Ah già, non servono i. Non è come in Azuma qua. Puoi benissimo usare le liane, tra virgolette, quando vuoi. Perfetto. Ci sta. Allora io mi metterei a fare linea geomantica. O facciamo linea geomantica o facciamo le taglie.
taglie le possiamo fare anche stasera. Linee geomantiche possiamo anche fare stasera. Devo solo decidere, perché questo è 118. Mi viene voglia di fare questo. Però non è una buona idea perché non è pieno. Io aspetterei che pieno fosse una buona idea quella lì, però non so. Tra 3 ore si carica. Facciamo una di queste e poi facciamo cacciatore di tai, perché stasera dovrebbe essere pieno qua. Dovrebbe. Torno stasera a lavorare e ha il tempo di caricare quanto vuole la resina primordiale. Le origini più. Ciao. Vabbè, oggi è un po' più tranquillo, insomma, facciamo multigiocatore. Siamo dedicati di nuovo un pochettino in single player. Single player. Ops. Continuo ancora a ricordarmi ogni tanto. Non c'è modo. Ah, guarda un po' cosa c'è qua. Continuo a essere distratto. Però vabbè. Oh, anche rottura di schiena. Ma quantica? Oh. Excuse me, sir. No, volevo usare l'abilità di chiara. Excuse me, what the... Ok. Ha senso. Voglio aprire tante ceste perché poi bisogna bruciare i manufatti. Dicevo davanti perché non devo farlo. Tutto c'è? Non so. Dicevo prima forse teletrasportarmi dall'altra parte della montagna. For will die. C'è le quattro zampe motrici, sta ragazzo. Va bene. Ma magari troviamo qualche fiore di Kids si chiamano, come chiamano? Come si chiama? Questo. Siamo lì che ci arrampichiamo. Proprio dall'altra parte della montagna. Ah, guarda un po' cosa c'è lì sopra. Ora. Me ne mancano così pochi. Anche qua. Che trovarne uno qua così facile non è male. Sì, infatti c'è un fiore anche. Però suppongo che ho bisogno del. Prendo un attimo per Ampet, a meno che volevo prendermi Ether con la cosa giro. Perché buttarmi e non prenderlo non è un'ottima idea, però l'ho preso. Oh, un altro Geocus, meno male. E ne mancano così pochi. Di
Non mi ricordo più a Mosdat, ma mi sembra che me ne manca uno a Mosdat. O cosa del genere. Sono volati tutti indietro. Where is everyone? Ha tirato una breve corsa all'indietro. Maggie. Allora, questo è di ghiaccio. Quindi non è una buona idea tirare fuori il bardo. Diciamo che è morto, quindi facciamo così e facciamo così. E buono. E qua dovrebbe essere 5 ore adesso. Ehi, se allora se stasera dovrebbe essere pieno, se stasera non è pieno, che io mi farei ancora un po' di linee geomantiche oggi e poi magari facciamo. Boss. Se vuoi a domani che non c'è molto da fare, ci facciamo in boss. Allora tu va via. E adesso ce ne andiamo in Azuma Eleven. Andiamo alla residenza Camisato. E niente. Dobbiamo fare le solite cacciatori di taglie, poi quello lì dell'evocazione TDC lo facciamo. Tipo mercoledì, credo, non so. No. Prima chiamarti Madame. Poveraccio. La signorina Camisato ha organizzato questa cosa. Sì, boh, non so. Praticamente la storia di Maria Vittoria è. La cosa qua non è qua, ma non è. Cioè, questa roba lì dei cacciatori di taglie inserito nel centro città di ogni. Cioè, la capitale di ogni. Ma stato, dice. Però la storia lì che non c'è, però. L'ha fatto la signorina Camisato per. Può aiutare i cittadini in difficoltà. Possono andarci tutti. Inazuma è così diversa da tutti gli stati. Anche per quello che mi piace. Potresti sparare a quello lì e poi. Niente, ce l'ha col fuoco. Che cacchio. Tirato così a ultimate, tanto per. Fa ridere perché non ci fa un cacchio. È abbastanza facile. Il boss. Di solito è un po' più difficile perché ti danno la cosa e non puoi usare personaggi di fuoco. Succede molto spesso. Invece sto giro niente. Ho preso il gusto di riposare un po' di più.
prima di andare a lavorare. Di solito non mi posavo niente. Invulnerabile Don't I don't care. È invulnerabile, ma germina la combo. La combo la puoi fare lo stesso. Ora fai col fuoco. Come vorrei che tutte le taglie fossero così. Quando sarò a livello 10 di Ninazuma, in qualche modo devo avere la volontà di andarmene a Mosa, a Toaliu, a farli, anche se sono una rottura di scatole con i cacciatori di taglie. Sei immune, ma non ha la fioritura. Se ti dispiacerebbe mirare al boss, non al suo amichetto. Grazie. Ask and you shall receive. Mi piace che il pupazzetto ce l'ha con l'altro e lo disattiva sempre. Sì, da. Che ride. Sembra in modo. A mo' di. Sì, da. Name's cross. Non forget. Quando faranno di nuovo i giochi decenti. Ci stavo pensando quanto mi dispiace che Infamous è finito così. La saga di Infamous subisce danni maggiori con l'arco, ok. Don't mind if I do. Second Son era carino, ma un po'. Ne era bruttissimo. Mi è piaciuto tanto. Quello che. Non c'è stata una continuazione. E niente. Hanno deciso di farsi i giochi coi. Quei samurai, quelli della Sacra Punch. Perché immagino che. Stavano di moda! Pensavo che non morivo. Però. I guess I'm dead. Wait a second. Non mi fido molto. Pensavo che riuscivo a sopravvivere, non so perché mi ha dato quell'idea lì. Wait a second. Please. C'ho tante, così tante uova, credo. Questa è quella normale, allora dai le uova normali. E poi vediamo questo. No, è finito il coso proprio quando volevo. Ah, vabbè. La smetta di spammare che fa incavolare tutti quanti. Devo solo ricordarmi di usare Barbara, perché questo qua è abbastanza sciocco come nemico. Ogni tanto devo magari anche se. Vabbè, tanto è morto. Ogni tanto anche se interrompo la combo di mia per curarmi un pochettino. Quella cosa lì dei bauli. Dei bauli dei. I
Dico, sto cercando una missione. La... Il barile prima non c'era, quindi ci sta. Oh, c'è una cosa che hanno messo, tra virgolette, di nascosto. Ci sta, perché quella boss fight lì in mezzo alla spiaggia ogni tanto ti ritrovavi a morire ingiustamente. No, tuo discorso. Giustamente no, però questo qua come gli piace andare nell'acqua, continua a darti le piccole saettine. Le piccole saettine ti danno qualche secondo di stun. E quei pochi secondi di stun servono. Bastano per. Ah, mi ha dato la bussola. Ok. Ci sta. Ci sarà anche a Mosa, penso. Lui vuole. Ok, devi far fuori Ronin. Mi dai 5 cristalli di elettro? Sì, tanto ne ho tante. I fiori di Sakura non te li trovo. Ma sei fuori 5? Se voglio fare un giorno a Yaka devo mettermi a farmare di nuova moneta, perché questi qua ogni missione mi dai i fiori, ma va a farmare. Dammi a me i fiori. Ne ho pochi di fiori per Yaka. Non bastano ovviamente per il livello 90. Forse sì. No. Te ne do altri 5, così almeno devo farlo due volte, quello di panino. Devo smettere. Nel senso che devo decidere se la porterò o no a livello 90. Sono pignolo, però non a livello, quindi c'è poco. Potevo anche raccogliermeli mentre ero qua. Sono un pignolo, ma allo stesso momento non voglio neanche livellare lei, quindi dovrei decidermi. Però vabbè. La base è che lo voglio fare non adesso, però avere tipo, non so, magari lo faccio tra 4 mesi, ti ritrovi con 5 fiori di sacco. Nell'inventario non è che sono molto contento. Qua. Boh. Sì, lo so che devi completarli tutti e tre, non è che ci vuole un genio del male per far andare avanti questo, però. Mi dispiace, ma. I soldi saranno anche utili, eccetera, ma. Non lo so. Questo ne abbiamo tanti. Ah, anche questo? Anche lui vuole cristallo. Ah, pensavo che voleva. No, assolutamente no, non te lo do. Sembrava, cioè, delle armi da fare con questa roba qua. Pensavo che intendeva i cosi, come cavolo si chiamano? I cosi di elettro, le fattine che raccogli in giro. Non so come spiegare. No, proprio cristalli di, ma non te li do neanche a morire. Ah, fammelo. E qua quando fai. Ti manda. Ogni tanto invece quando apri la mappa per un incarico non. Cioè non te l'apre automaticamente. E mostra. Obiettivo, però. Non ti apre la mappa. Ma neanche morto. Anche perché quei 52 di cose mi servono per fare la. Cattura del premi un tasto mangi senza andare all'inventario. Ho già detto che non mi interessa molto, anche se molti mi hanno detto che è assolutamente la cosa più utile del gioco. Oh, boh, che se ne. Che altro vorrei la spada.
sblocchi l'esclusiva di Nasum. Devi snasciare. You did, there is no big shoot to that. Voilà. Questo è fatto. E non dobbiamo tornare indietro, perché gli incarichi funzionano così. No, ho troppe cose importanti qua. Ah, fa veloce. Può darsi che sia... che sto sparando una scemenza, ma onestamente non lo voglio. La roba di Nasuma sono un po' ancora, come dicevo prima, deciso come spenderla, perché sono delle armi esclusive che sono buone, sono... c'è altre cose, come dicevo prima. Non lo so. Prima o poi dovremmo fare anche quello, però lo voglio fare prima. Però voglio avere anche le risorse. Perché se vado su Meru non riesco a raccogliere la cosa di Nasuma, logicamente. Devo andare di qua. Andrò a vedere se c'è un po' di cose geo da trasformare in soldi. Che ne abbiamo raccolte cose, però per curiosità veniamo. Se non guardavo quei due cosa combinano, si è sempre alla ricerca di qualcuno che mi dà un anello. Abbiamo 18, tanto il resto l'abbiamo preso e lo possiamo convertire in moto. Direi possiamo far scendere facilmente perché c'ho tutto. Ah, abbiamo raccolto tutti questi, prima ne avanzavano, bella. Allora ho fatto bene, aspettare. Lei non ancora. 182. E lei anche 6-12. Ah, anche a lei servono questi. Non dimenticavo. Ah, beh, me ne sono 24, non so, non sembra un chissà che cosa. Comunque adesso mangio la mela. Un team con comica sua, non sarebbe male. Niente. Cosa c'è altro di ferri? IGC of Chimpai. No. Micio Mao. E all'attacco. Siamo già entrati. Sarei curioso se puoi entrarci un'altra volta, ma penso di no. A meno che ti manda una missione, un'altra missione. Qui è tornato tutto normale, non c'è più il festival per me. Le invocazioni del genio, ma è già passata un po'. Cosa ci manca, ragazzi? Cosa ho fatto? Paradiso estivo, dobbiamo poi andarci. Ok, è un nuovo evento incontro, ma... boh, c'è poi da fare quello, ma non ci vuoi. Non so cosa fare. Qualcosa in testa mi dice un'altra volta fa male per le cose di come, ma basta, cioè, tanto... ah, si spera che
spero che bastano poi. Bastano gli eventi. Lunedì c'è un po' di cose, ma voglio tenermi le cose, le resine. Voglio vedere quanta l'ultima, l'unica cosa che fa, mi interessa. Poi quasi quasi spengo e mi metto a guardare YouTube. Tanto non c'è nient'altro da fare. La base è che gli stream adesso sono corti. Poi quando ci facciamo sempre boss di Kokomi, sperando che abbiamo il tempo necessario, mettiamo lì. Lì ci vuole un bel po' più, un chittino più di tempo. Devo andare qua. E vediamo. Non mi ricordo perché mi sembra che è a livello 8 e devo portare, c'è una missione che devi portare a livello 10 per sbloccare questa missione, cioè ce l'abbiamo già, però per andare avanti nella missione devi essere a livello 10, no, a livello 9. Ok, se ti dà la pietra della rimembranza che serve per aprire dei portali, c'è una missione che devi aprire tipo dei portali, diciamo. E ti dà quello. Ah, ti dà altro vigore. Pensavo che avevo il vigore al massimo. Ok, interessante. Pensavo che avevo il vigore al massimo. Vabbè, interessante, interessante. Guardate, andiamo lì e poi vi salutiamo. Vi saluto. Qua non c'è nient'altro da fare. E poi scommetto che oggi devo andare più presto a lavorare, come ho detto prima, perché ieri mi hanno detto c'era un pochino da fare. Allora, quando è così, so già. Vabbè. Saluto da Lan, Caterin e Barbie. Ciao ragazzi, ci vediamo. Ciao, ci vediamo stasera, spero. Va bene, ciao ragazzi, ciao.